Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Chioggia il Reverendo Monsignor Giampaolo Dianin, vecchiero di Padova, attualmente rettore del seminario e docente. La presentazione del suo successore, il Vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, annuncia il ritiro per raggiunti limiti d'età. Il 2 maggio ha infatti compiuto 75 anni, limite previsto dal diritto canonico. È venuto il momento e io sono ben contento del tempo che ho vissuto qua, ma sono anche contento di offrire la diocesi a un altro più giovane. Originario di Tezze sul Brenta, Monsignor Tessarollo lascia dunque il posto a Monsignor Dianin, che arriverà alla fine di gennaio e probabilmente poi tornerà alle radici per mettersi a disposizione della comunità. 12 anni e mezzo, evidenzia Tessarollo, impegnativi, soprattutto gli ultimi tra le problematiche legate al Covid e l'alta marea eccezionale del novembre 2019. Ci sono stati alcuni momenti un po' pesanti anche per le nostre chiese. La cattedrale è stata allagata parecchie volte e anche tante famiglie, soprattutto poi Pellestrina, che fa parte della nostra diocesi, ha vissuto un momento tragico, vorrei dire, ecco, c'è stato anche un morto. E, ecco, l'essere vicini a queste popolazioni. E tra le novità l'introduzione del bancomat per le offerte nel 2019 nella Basilica di San Giacomo. Ce l'avevano offerto gratuitamente, l'abbiamo messo in due chiese, ma poi non ha avuto grandissimo successo. Tessarollo ha ricevuto la telefonata del patriarca di Venezia Moraglia. Mi ha chiamato per dirmi la sua vicinanza in questo momento del lasciare. L'ho ringraziato e poi gli ho detto, che siamo in buona confidenza, vuol dire caro Francesco, grazie, ma vivo serenamente questo momento. Un passaggio obbligato, con un augurio speciale al nuovo Vescovo. Dovunque, in ogni vigna, c'è sempre da rimboccarsi le maniche per tanti aspetti che magari lui può anche coltivare in maniera diversa o anche migliore di quello che ho fatto io, quindi è l'augurio di andare anche oltre e meglio di quello che ho potuto fare io.